E ciao a tutti ragazzi, sono Rocky, non facevo da casa, ma li faccio cosa, ma come vedete oggi siamo tornati su Ben 10 ragazzi, la vostra serie preferita e dunque più seguita del mio canale. Allora, dovevamo fare questo livello, c'è subito pelle d'oca, grazie all'energia del tuo Omnitrix i corpi con cui sono, in cui abito sono più forti che mai. Sono tipo... ah, subito il boss contro pelle d'oca. Che grafica, cioè proprio... ecco, è quasi impossibile capire che questo è Ben, comunque... Anche il tuo fiato è forte, ma questo è l'ultimo dei tuoi problemi. Dovrebbe essere una battuta questa, cioè non fa ridere. Cioè, Ben, stai zitto piuttosto. Adesso il tuo orologio non può salvarti, Benjamin. Io sono molto più forte, stavolta non hai scampo. Ben, la finestra, pelle d'oca non sopporta la luce. Ok, devo ricordarmi i tasti. Ma prima di capire qual è la trasformazione migliore, che sarà sicuramente il rotolone. Ah, praticamente dovevo attaccare la tenda. Ah, qua, quando apro la tenda posso attaccarlo, ok. Porco. Sì, non ci vuole nulla comunque. Che leso. Prendiamo un po' di vita intanto, visto che sono mezzo morto. Ah, ma mi toglie un botto di vita. Bordello. Speriamo che mi diano un po' di vita questi lupacchioti qua. No! No, Frankenstein, vabbè, c'ho rotolone. Però mi ammazza lo stesso. Dai, dai. Eh sì, vabbè, ma con un colpo mi ha messo KO. Vai, vai, vai che lo ammansisco subito così. Cazzetto! Ok, ok, non è così difficile. Devo solo stare attento adesso, tipo che ho Ben. Migliora a schivare. No, 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 no. Sì, ma c'è il tappeto, io lo odio quel tappeto lì. Dai, 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 mettilo KO. Grazie. Sì, ma... ok, ho messo KO anche pelle d'oca, ragazzi, incredibile. Uno dei due boss più forti del gioco, ho messo già KO. Carta sumo e si vola. Mi serve una allora qua non capisco mai cosa c'è scritto. Mi serve una vacanza dalla vacanza. Sì, ma anche loro fanno sti dialoghi qua, cioè adesso capisco che sono un po' ritardato io, che faccio fatica a leggere quel font lì, che è pure pixelato, perché vabbè. Vabbè, ma poi anche i loro discorsi sono inutili. Che ne dici di un ricostituente? Strano, l'Omnitrix finalmente ha tutta l'energia, ma non ha accesso alle altre. Ma non ho accesso alle altre mie forme. È come se all'ultimo cristallo fosse stato tolto il DNA. Chissà qual è l'ultima trasformazione. L'analisi rileva ampie tracce del tuo DNA alieno a sud. Andiamo, se qualcuno deve versare il mio DNA per distruggere quello, sono io. Per distruggere quello sono io, sì, vabbè. Ho sbagliato un po' l'intonazione, non si è capito quello che ha detto, ma vabbè. Vabbè. Tanto il gioco fa schifo, se faccio schifo anch'io a leggere non cambia molto. Campo di battaglia. Qua si prospetta... ah, proprio così parte a muzzo. Cos'è quella roba lì? Cos'è? Ah, non lo so io. Così aggressivo che si fa stendere da un bambino di 10 anni che non riesce però ad ammazzarlo. Dai, vai di calci, almeno ci metti di meno. Ma immortali però sono sti cosi, eh. Non ho voglia di far combo oggi, ho voglia di finire sto gioco e quindi andare subito di... solo di Y. Cioè sul DS sarebbe la Y in realtà. Ok, ho sbagliato anche mossa. Mossa contro mossa. Andiamo che è tardi, porco. Se mi dessero un po' di vita sarei anche più contento. Invece no, non mi danno la vita. Vengono gli orsi polari, OGM. Se mi dessero un po' di vita. Porco il... ho bisogno di vita. Aiutatemi se volete, matto, post pay. Troppo divertente da usare la mangrovia però. Farà anche schifo però. C'ha di quelle mosse che sono epiche, tipo questa che non mi stuferò mai di usare. Sì, ma devi rollare. Cioè Ben 10 riuscirebbe a sconfiggere l'Isis da solo. Ok. Tutti questi esperimenti di mutazione portano a un uomo solo, il dottor Anima. Mamma mia, che boss che è il nonno qua. Quel mostro ha il mio DNA e io lo risveglio. Ah, io lo rivoglio. Dove ho letto risveglio? Lo mongolo. Altro che Ben. Non l'ho visto, potrebbe essere ovunque. Dobbiamo dividerci, ok. Pensavo dobbiamo divertirci. Gwen, tu vai nel laboratorio principale. Ma non voglio andarci da solo. Grasp. Ah. Wow. Gwen. Colpo di scena, attenzione. Gwen è stata aggredita da un maniaco. Pederasta. Pedofilo. Boh, andiamo in questo postaccio. Bayou.
Ma sono più corti i livelli o sbaglio? Hanno perso le idee, gli sviluppatori non avevano più fondi per farne altri. Sono cortissimi, ho fatto due livelli, uno. Certo che Ben, se non sai nuotare, sei proprio un mongolo. Sì, sti tronchi, ovviamente tu gli salti via, non è che restano su, affondano. Serve qualcuno che salti come un animale, tu ci arrivi. Ma sei una bestia. L'ho vista! No! Oh, ma è ingestibile. Ah. Ah, ok, è una cavolata. È che io sono un po' mongolo. E allora non ditelo in giro per favore, che sennò non mi si iscrivono più ai ca. Ok. Dai, uno dei tre mi darà un po' di vita. Un po' di vita, non chiedo tanto, solo un po' di vita. E datemela, devo prenderla. Sì, l'ho presa. Grandissimo. Grande XE, XI, rotolone. Ma se io non sono trasformato, i cosi verdi me li dà lo stesso per quale motivo? Ah, non lo so io. Che inutile! Se morisse direi anche pietà l'anima sua, ma. Ah, trasformati! Trasformati! Cosa ha fatto? Vabbè. Ah, prima saliamo qua. No, perché non sale? Oh, ma tanto ero risuscitato. Sono un po' mongolo. Dov'è Animo? Dov'è Gwen? Chiedi a chi importa, vecchio. Cosa vuol dire chiedi a chi importa? Aia. Aia. Ma è straforte. Secondo me ci può tornare utile la mangrovia. Si può abbassare. Wow. Ok, secondo me la mangrovia qua spacca. Ti spacca perché muore. Non c'è. Ma è l'inizio. Ma siete degli infami. Mandate a farvi una vita invece di farmi ricominciare da capo ogni volta. Lady. Incredibile questa tattica. Tu vai avanti. Salti sui nemici. Cosa ha fatto Rotolone? Freestyle. Ancora. Uno me ne mettono. Cioè, dovevano proprio farmi innervosire. Uno. Cioè, come ho battuto quegli altri che erano in tre, ne batto anche questi che sono in due, no? No. Mi viene la rabbia e vorrei saltarli tutti con Rotolone, ma so che se ci riprovo ci resto secco, quindi è meglio non farlo. Rolla. Ok, ho capito. È un po' dura perché devo capire quando fa una roba e quando fa l'altra. Però se lo capisco dopo non dovrebbe essere così difficile. No, ma perché non hai saltato? È stra difficile sto boss, non so come batterlo. Cosa mi ha tolto metà vita? Ma che scandalo è? Sì, allora, il piano è questo. Mangrovia e si spacca. Figa. Ok, mi ha refullato la vita, ok. Allora, adesso con calma. Ci sbarazziamo dei lupacchiotti, eccolo. Con questa tecnica con cui non ci può attaccare, noi continuiamo a fustigarlo, attaccando anche di là, così almeno. Ok, mi sono sbagliato per due volte. Per tre volte. Oh, calmi adesso. Facciamo la giusta la mossa, ok. Ok, il momento. Giusto, si è cambiato, benissimo, benissimo, dai, sta andando bene, non molliamo, datemi vita, bisogno di 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 vita, datemi la vita, gira, mi attacca. Tanto. No, non adesso. Orco. Ok, girati. Ok. Dammi la vita, tu devi morire e darmi vita. No, ma sei un laido, sei inutile. No? Ma dai! Ma è l'inizio!
Sì, vabbè, ma io mi butto sotto a un ponte. Com'è possibile che non mi abbia dato vita, che mi mancava le combo, che è un leso sto essere qua? Avete rotto! Sì, ecco, ecco che ci rimango secco. Per colpa del lupacchiotto! Ma dai! Ma ogni volta... Sì, ma allora muori, cioè... Basta, devo smettere di giocare a Ben 10. Mi fa diventare una cattiva persona. Mi fa dire cose che non voglio dire. Adesso morite, che devo fare in fretta. Adesso me ne spawnano altre 20 ondate di sti esseri inutili qua. Ma non mi trovo bene con queste. No, girati da quella parte di lì. Ecco. Vedi non rimanerci subito secca, stecchita, a vita. Muori! Ogni volta 3 anni. No, 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 mamma. Peraltro si ricarica anche il mana nel tempo che... Cioè non ho perso neanche uno sputo di vita, ok? No, beh, uno sputo sì. Però è proprio uno sputo, cioè. Io lo attacco da qua. Dovrei inventarti qualcosa di nuovo per fermare l'inesorabile valanga Ben. Ma che cazzo? Ok, me l'hanno consigliato dalla regia, non sapevo cosa dire. Sì, ma perché quando attaccano e si attaccano tra di loro non perdono vita? Mamma che forte che è la mangrovia, è una bestia la mangrovia. Ok, parassita, te lo chiedo per l'ultima volta. Cioè, parassita veramente? Cioè, sono io il parassita più che altro. Animo, dove ha portato Gwen? Troppo tardi, con la base nuova il dottore ha tutta l'energia necessaria per far tornare questo pianeta nelle mani dei suoi legittimi proprietari. Presto la ragazza non sarà altro che una creatura mista insieme agli altri suoi mutanti. Ah, quindi i legittimi proprietari, cioè noi umani, stiamo combattendo contro la giusta causa degli alieni perché il pianeta era loro, ci cioè siamo noi cattivi in realtà. Basta Ben, ti farò suicidare sempre. Non preoccuparti, nonno, la salveremo, te lo prometto. Sì, ma sei un senza cuore, poveri alieni. E beh ragazzi, per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, condividete e come sempre ragazzi ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi! Non ce ne frega un cazzo, non ce ne frega un cazzo, non ce ne frega.